Carissimi castiglionesi, buonasera. Abbiamo saltato 2 settimane, eccoci qui per un aggiornamento sui casi di coronavirus, ma soprattutto per aggiornarvi un po' su come è andata la riapertura delle scuole. Per quanto riguarda il coronavirus, la situazione è rimasta invariata, quindi siamo sempre con un caso, che penso che comunque sia già, penso sia in attesa di tampone per la guarigione, però ufficialmente non ho notizie. Per quanto riguarda invece le scuole, sono molto soddisfatto, ma l'amministrazione è molto soddisfatta di come sono andate le cose. Abbiamo riaperto tutte le scuole di ogni ordine grado, a oggi non sono sorte problematiche preoccupanti, stiamo cercando di gestire al meglio le cose, grazie anche ai docenti, alle maestre, ai bidelli, ma soprattutto al dottor Lomurno, che veramente in questo periodo si è dato molto da fare. Il nostro comune non ha problemi di banchi, non ha problemi di aule, non ha problemi di distanziamento, fortunatamente, non solo perché siamo bravi, ma perché abbiamo delle strutture che ci permettono di gestire al meglio tutto. La cosa negativa è che oggi abbiamo dovuto ritirare fuori tutti i banchi dal pian terreno delle scuole medie perché deve essere allestito il seggio elettorale. Quindi ricordo che tutte e 7 i seggi, anche quello di Gornate, sarà allestito al pian terreno delle scuole medie. Ci sarà un ingresso unico, quindi si entrerà per accedere ai seggi dall'ingresso principale delle scuole medie e l'uscita deve essere tassativamente da dietro, eccezione fatta per anziani o disabili, che gli verrà creato lo spazio per poter riuscire dalla parte dell'entrata. Quindi verrà tutto il flusso di chi andrà a votare, ci sarà l'entrata sull'entrata principale e si uscirà da dietro, poi si andrà a destra per chi dovrà tornare al parcheggio della palestra e a sinistra per chi dovrà tornare al parcheggio delle scuole. Vabbè, io vi invito ad andare a votare perché votare è un diritto, ma soprattutto è un dovere, quindi vi prego di farlo. Questo fine settimana riprendiamo un po' di attività di spettacolo e non solo. Quindi venerdì stasera ci sarà un teatro della compagnia Connessioni Teatro. Domani sera, a partire dalle ore 18, ci sarà l'aperitivo in terrazza, organizzato dalla Proloco. Domenica pomeriggio l'associazione La Zattera, alle ore 16, presso Monteruzzo, ci sarà uno spettacolo per bambini. Quindi cerchiamo di tornare a vivere in modo il più normale possibile, mantenendo sempre le solite 3 cose: mascherina, distanze e lavarsi spesso le mani, ma soprattutto tanto buon senso anche nel fine settimana presso i locali pubblici. Io chiedo, come tutte le settimane, di darci una mano e di non mollare. La situazione in generale in Italia sta andando un po' meglio che in altri paesi europei, però non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare ad attenerci a queste piccole regole che fino adesso ci hanno portato ad essere fra virgolette, i migliori. Se vogliamo essere almeno in Europa, teniamo questo nostro merito e cerchiamo di farne frutto al meglio, soprattutto per le scuole. Grazie a tutti e buon fine settimana.